Al terzo posto del podio questa settimana c'è Valentina Mira e il suo romanzo Dalla stessa parte mi troverai, finalista del premio Strega. La storia raccontata nel libro è quella terribile, dolorosa, barbara degli omicidi di H. Larenzia. Una ferita mai rimarginata in quella che rimarrà una delle pagine più buie del nostro paese. Lì furono freddati dalle versioni rossa due giovani missini, Franco Bidonzetti e Francesco Ciavatta. Poi, nei disordini di piazza che ne seguirono, perse la vita Stefano Ricchioni. Era il 7 gennaio del 1978 e oggi, dopo 46 anni, c'è ancora chi ha il coraggio di speculare su quell'orribile mattanza. Così i terroristi rossi avevano rivendicato l'esecuzione. Un nucleo armato, dopo un'accurata opera di controinformazione e controllo alla fogna di via H. Larenzia, ha colpito i topi neri. È così che la mira liquida quell'attacco. Mentre escono dalla sezione, due di loro vengono ammazzati. Gli sparano. Sono anni in cui si uccide. Sono anni in cui loro sono i primi ad ammazzare. Al secondo posto fa un grande ritorno il deputato con gli stivali Abubakar Soumaoro. Non potendo più battersi per gli immigrati, visti gli scandali che hanno coinvolto le cooperative gestite dai suoi familiari, si è buttato sugli islamici. Nei giorni scorsi ha presentato un disegno di legge per rendere la fine del Ramadan una festa nazionale. È un modo concreto, dice lui, per riconoscere, aggiornare, adattare e armonizzare le leggi del nostro paese con la realtà attuale. È il solito politicamente corretto dell'inclusione a tutti i costi. Peccato che poi nelle cooperative gestite dalla moglie nessuno si preoccupava di far festeggiare il Ramadan ai dipendenti. Anzi, sentite cosa ha raccontato uno di loro al nostro giornale. Si lavora nei giorni festivi, sabato e domenica, nonché in tutte le occasioni religiose e festività nazionali. Ma a proposito di Ramadan, guardate un po' queste immagini. Un pugno nello stomaco. I fedeli musulmani davanti a pregare e dietro di loro le donne, le loro donne, le loro mogli, le loro nipoti, le loro parenti rinchiuse in un recinto. Queste fotografie arrivano da Roma e la dicono lunga su una religione, quella islamica, che schiaccia e marginalizza le donne, obbligandole a portare il velo islamico, a contrarre matrimoni combinati e rinchiudendole in casa per evitare che vengano contaminate dalla cultura occidentale. E non si dica che certe strutture facciano parte solo dell'Islam radicale, perché così si fa il loro gioco e il nostro male.